Rugurulura. Ciao a tutti e buona domenica. Ciao, ciao. Bene, 11:30, seconda parte della nostra trasmissione con Tony Franco, presidente del Consiglio Comunale, e Patrizia Messina, consigliere comunale. Il giornale di oggi, lo vedete, riporta un articolo che appunto volevo, un articolo che riguarda quello che è successo in questi giorni. Il titolo del giornale Sicilia di oggi dice: Cefalù, esplode lo scontro tra Franco, che è Tony Franco, e tre capigruppo. E so che c'è stata una riunione, vorrei dire, abbastanza calda, possibilmente, da quello che capisco qui, nelle riunioni tra i capigruppo che si fanno sempre prima del Consiglio Comunale. E mi sembra che a questa riunione era presente anche Patrizia, sì, Messina. E per questo l'abbiamo voluta invitare, perché abbiamo voluto invitare proprio una persona che era presente alla riunione, piuttosto che invitare gente che magari hanno firmato e sottoscritto dei documenti, ma che non erano presente. Quindi volevo sapere esattamente da parte di Patrizia che cosa è successo, visto che poi voi avete firmato, da quello che ho capito, un documento che in un certo senso andava un po', criticava le scelte del presidente Franco. Tu vuoi leggere il documento oppure ci vuoi fare la cronaca di quello che è successo? Il documento è molto esplicativo, però. Ma molto breve, molto sintetico. Sì, prego, fai tu. Intanto buongiorno ai radio, tele, ascoltatori. Oramai sì, ricordiamolo che siamo internauti su radio nelle onde di 97.5 e 92.3, ma anche in streaming, diretta streaming su Federico Cammarata 1. Ormai i nostri ascoltatori lo sanno e quindi ci possono vedere anche in diretta a TV. Prego. Allora, intanto premetto che io mi trovavo presente perché sostituivo il mio capogruppo, che è Vincenzo Liberto. Sì. Perché non sono capogruppo, insieme al consigliere Riggio, al presidente Franco, al consigliere Garbo. La discussione, diciamo, è merito all'ordine del giorno, perché poi i lavori della conferenza dei capigruppo vertono sullo stilare, diciamo, l'ordine del giorno. Intanto è stata, devo dire, pacata, certo, assolutamente calda, certamente nel dibattito che si è creato tra capigruppo e presidente del consiglio. Toni accesi non ne abbiamo avuti e non ce ne sono, lì dove poi ciascuno chiaramente trae proprie deduzioni. Lo sai perché? Come è caldo, no, lo fa pensare. L'argomento lo sai perché? Quali? No, scusa, Patrizia, non voglio interrompere. No, però perché non sono da noi, Toni. No, ho detto Toni caldo perché quando quel titolo di esplode lo scontro, e quando si parla di esplode lo scontro, è uno scontro magari quando politico. Si esplode significa che c'è, insomma, un'esplosione. Esplode, non significa una cosa calma, insomma. No, no, in no. Questi termini ho detto il mio. L'esplosione ci può anche stare, nel senso che però nei termini chiaramente del rispetto dei ruoli, questo ci tengo a dirlo perché ne prendiamo atto. E allora cosa succede? Succede che nello stilare l'ordine del giorno in data 29 noi abbiamo presentato, primo firmatario il consigliere Giovanni Cassata, l'inserimento al punto dell'ordine del giorno circa la sospensione della tassa di soggiorno a tempo indeterminato firmata da 10 consiglieri comunali. Quindi ritenevamo che in questa sessione ordinaria il punto potesse essere inserito. Certo. Tutto qua. Il presidente in quella sede ci dice che ha grandi perplessità in merito all'inserimento, perché ritiene di dover acquisire tutta una serie di pareri di legittimità, pareri contabili relativamente al punto che noi abbiamo richiesto. Simultaneamente il presidente ci dice che gli arriva sulla scrivania una richiesta da parte del sindaco di inserire come punto all'ordine del giorno la relazione del sindaco sulla condizione economica finanziaria dell'ente. Al che ci siamo chiesti: perché la relazione del sindaco condizione economica finanziaria dell'ente non corredata da detta relazione, cioè
non, in quella sede noi non abbiamo, non c'era documentazione allegata a quella richiesta di inserimento appunto all'ordine del giorno, quella andava inserita e tra i primi punti, e mentre quanto richiesto da 10 consiglieri comunali, che non è nel numero perché è richiesto da 10 consiglieri comunali, è significativo il fatto che comunque metà consiglio comunale richiedeva la discussione di questo punto all'ordine del giorno. È da lì che nasce per noi quella, diciamo, difficoltà di interpretazione relativamente anche a un regolamento comunale. E lì in quella sede stessa, peraltro, il presidente del consiglio sapeva, perché gliel'avevamo anticipato, che avremmo, diciamo, con un documento diffuso, diciamo, tale notizia alla cittadinanza. Lì si conclude con un verbale stilato insieme relativamente alla conferenza di capogruppo, quindi abbiamo presentato questo documento. Perché ci sentiamo, diciamo, abbiamo, diciamo, presentato questo documento? Perché a nostro avviso viene per le... non è la prima volta, per l'ennesima volta, un po' mortificato il dibattito consiliare. Perché io premetto, vedete, oggi noi ci troviamo qui a sì. discutere di un qualcosa che avremmo voluto discutere nella sede istituzionale, come lo stesso Presidente del Consiglio nella sua lettera dice. Cioè, ci sono le sedi istituzionali dove discutere di problemi politici, di fatti che interessano la città, più che, io l'ho detto sempre, più che le trasmissioni radiofoniche, che andrebbero fatte per approfondimento e non per anticipazione di discussioni che meritano di essere discusse prima di ogni luogo, di ogni posto, nella sede istituzionale propria, che è il Consiglio Comunale. Ecco qual è, diciamo, lo spirito del documento, nasce da questo. L'abbandono, diciamo, dalla partecipazione alla conferenza di capigruppo, che è chiaramente anticipata da questo documento, sta proprio lì. Cioè, se la nostra partecipazione poi alla fine non, diciamo, avviene ad una pacifica inserimento anche di richiesta, se le vuole, anche di quella che tra virgolette definisco minoranza, tra virgolette definisco minoranza, perché poi, diciamo, possiamo anche approfondire questo argomento, e per noi è una cosa, qualcosa di importante. Possiamo anche discutere, dico, penso che ora il presidente certo. approfondirà, e io poi, insomma, potrò anche replicare a quello che è certo. l'aspetto politico e l'aspetto tecnico della vicenda. Sono due aspetti meramente separati. Beh. L'uno completa l'altro, ma l'aspetto politico è un aspetto politico per 10 consiglieri comunali, importante da andare a discutere quanto prima. La presentazione in data 29, la conferenza in data 2 maggio, ci indicava sicuramente per l'8 intraprendere un percorso, perché vero è che il presidente si può riservare la sua facoltà di avere 20 giorni per, diciamo, espletare l'inserimento, no? di questo punto all'ordine del giorno. Vero è che dal 29 all'8, già quasi 10, sono passati. Trascorsi e passati. Bene. Ecco lì che c'è qualcosa che a noi non suona. Facciamo... ma vorrei approfondirlo dopo. Ne parleremo, senz'altro ti darò la parola, perché tanto siamo qua soli oggi, voi due soltanto, avete il tempo di poter parlare e dare i vostri contributi. Allora, al Tony Franco, volevo ripetere quella domanda che ha fatto praticamente il consigliere Messina. Come mai la relazione del sindaco sui conti contabili è stata messa all'ordine del giorno, mentre la richiesta senza documentazione che riguardava la tassa del soggiorno invece non è stata messa? Prego.
Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie per questo spazio di riflessione, anche se su tematiche che non possono, secondo me, entrare nel merito della tassa di soggiorno. Non entriamo nel merito. Perché appunto non dobbiamo sostituirci a quello che è la sede istituzionale. No. Io dico questo, innanzitutto rispondo sul problema di carattere procedurale. Il problema di carattere procedurale è il seguente. Al Presidente del Consiglio per regolamento compete di vagliare i punti da mettere all'ordine del giorno. Dice il regolamento, sentita la conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo nel nostro regolamento ha un carattere consultivo. Ci sono altri regolamenti consiliari che sono più forti in questo senso, cioè danno più potere alla conferenza dei capigruppo. Leggevo l'altro giorno che un consiglio comunale ha messo all'ordine del giorno la decadenza del consiglio, del presidente, perché nel suo regolamento la conferenza dei capigruppo può imporre al presidente di mettere determinato ordine del giorno e invece il presidente lì insomma non l'aveva tenuto in considerazione. In questo nostro regolamento il Presidente del Consiglio sente la conferenza dei capigruppo, poi decide anche autonomamente, specialmente se c'è difetto d'accordo, perché chiaramente se c'è unanimità da parte dei capigruppo, credo che venga difficile a qualunque Presidente del Consiglio non seguire quello che gli dice la conferenza dei capigruppo. Allora, la relazione del sindaco sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ho ritenuto che fosse necessario inserirla, tra l'altro, nei primissimi punti all'ordine del giorno, perché ha delle ricadute, secondo me, fondamentali su tutto quello che poi andremo a discutere all'ordine del giorno, perché si parlerà di IMU, si parlerà di TARES, si parlerà di patto dei sindaci e anche sulle questioni sollevate dai consiglieri comunali che hanno avanzato la richiesta della sospensione a tempo indeterminato della tassa di soggiorno. Non si tratta della relazione semestrale. La relazione semestrale in genere viene depositata con tanto di relazioni da parte di tutti gli uffici e viene fornita ai consiglieri comunali preventivamente. Si tratta di un intervento legittimo, anche questo a norma del regolamento, perché il sindaco alla giunta per chiarimenti, per delle proposte e addirittura è il caso di punti urgenti che il sindaco può chiedere per convocare il consiglio in sessione straordinaria urgente, hanno tutto il diritto e tutta, credo, anche la legittima attenzione da parte di qualunque consiglio comunale per sentire di che cosa devono parlare, visto tra l'altro che si tratta di un comune, il nostro, che va, ritengo, costantemente tenuto informato sia nei suoi rappresentanti, che sono i consiglieri comunali, sia quanto riguarda la città. Il nostro consiglio, grazie a Radio Cammarata, va in diretta radio e va addirittura in diretta streaming grazie a CRM. Quindi io ritengo che quando il sindaco mi chiede di relazionare sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, anche perché noi attendiamo delle risposte, come consiglieri comunali abbiamo, credo, tutta l'ansia di sapere in che condizioni costantemente siamo, io mi sento moralmente e politicamente impegnato a mettere la relazione del sindaco all'interno dell'ordine del giorno. Sono due problemi separati. Quello della sospensione richiesta dai 10 consiglieri, a me è sembrato che nella formulazione di questa richiesta ci fosse qualcosa che non mi quadrava. La sospensione a tempo indeterminato somiglia, ma non è, la revoca. Perché l'atto di istituire la tassa di soggiorno è un atto consiliare, certo, e di competenza dei consiglieri comunali, così come l'atto di revocare. Nel momento in cui si chiede un punto all'ordine del giorno in cui il cui titolo è sospensione a tempo indeterminato e la tassa di soggiorno, si presume che poi ci siano delle determinazioni. Ma quale determinazione ci può essere nel momento in cui mi si chiede quel tipo di punto all'ordine del giorno? Un atto di indirizzo? Ma l'atto di indirizzo si fa alla giunta, si fa al sindaco. No, e siamo noi consiglieri comunali che dobbiamo deliberare per un'eventuale revoca della tassa di soggiorno. E in quel caso c'è bisogno di una delibera che annulli la precedente delibera.
nulla osta ai consiglieri comunali, Patrizia Messina, Riggio, Cassata, tutti quelli che hanno firmato quello stesso documento, di predisporre un delibera che viene proposta in commissione e viene vistata per regolarità tecnica e contabile, arriva in consiglio comunale con quelle che sono appunto le procedure ordinarie, viene discussa e finalmente, direi io, finalmente si può, io dico, si possa discutere nella sede istituzionale adeguata di questo problema in maniera definitiva, o dentro o fuori. Poi ognuno di noi farà lì le sue considerazioni di natura politica, le sue considerazioni di natura anche economico-finanziaria per quello che riguarda l'ente, e lì si deciderà se i consiglieri comunali che sono per l'idea di revocare la tassa di soggiorno la revocheranno, se hanno la maggioranza, se no altrimenti vinceranno quei consiglieri comunali che la tassa di soggiorno la vogliono, e si continuerà su questa linea. E dico finalmente, non perché io sia per l'una o per l'altra posizione. È chiaro che chi conosce la mia storia politica e sa che ero in consiglio comunale quando questa tassa di soggiorno è stata istituita sa benissimo come la penso io. Ci sono non solo l'atto ma anche il voto che ho dato in favore della tassa di soggiorno, però con qualche perplessità, perché io le ho esposte le mie perplessità. Però a questo punto io, da Presidente del Consiglio Comunale, devo avere non la certezza infusa perché me la do da solo, ma quantomeno chiedere a chi di competenza che mi dia un parere su questa, sulla legittimità del punto che mi viene richiesto. Cosa che non è stata per altri punti, in cui ovviamente non c'era bisogno di assumere questi pareri, come è stato per il giudice di pace, è stato per altri punti che sono stati messi all'ordine del giorno. E quindi ho chiesto già alla segretaria comunale di fornirmi un parere di legittimità, e chiederò domani ai revisori dei conti che mi diano un parere sulla regolarità contabile di questo punto che mi viene richiesto. E quindi potrebbe anche essere aggiunto un punto all'ordine. Ho detto, e infatti spero che la consigliera Patrizia Messina insomma me ne dia atto, ho detto che nel momento in cui avessi un parere favorevole da parte di questi organi a cui l'ho chiesto, non esiterei, a consiglio già anche iniziato, a introdurre un altro punto come integrazione, che è quello che mi viene richiesto appunto dai consiglieri. Beh, allora sentiamo la replica della consigliere Patrizia Messina, perché abbiamo sentito le giustificazioni del Presidente del Consiglio. Allora, partiamo, preso degli appunti per poter rispondere. Sì. Dalla fine confermo che si è convenuto su questo, con questo inserimento ultimo. Eventuale. Però voglio dire io questo. Spesso veniamo accusati di incompetenza relativamente alla conoscenza di regolamenti e norme. Che io sappia, voglio che qualcuno mi smentisce con norma, però il segretario comunale dalla Bassanini non è più tenuto a emettere pareri di legittimità. I soli due pareri necessari in delibere eventuali di questo tipo sono un parere tecnico e un parere contabile dei responsabili del settore. Pareri di legittimità non esistono più. Quindi questo parere di legittimità mi lascia perplessa, perché per quelle che sono le mie modeste, piccole, con le nuove conoscenze, non esiste più il parere di legittimità del segretario generale. E relativamente alla relazione del sindaco, andiamo con ordine. È tutto vero quello che ha detto il Presidente del Consiglio, e a tutti i 20 consiglieri comunali sta a cuore la situazione economica finanziaria dell'ente, perché ne siamo pienamente coinvolti, e ricordo che noi siamo fermi per ora con sentenze sospese, no? E attendiamo gli esiti di tutto questo, quindi siamo bloccati da tutto questo. E quindi è chiaramente interesse di tutti conoscere qual è la situazione economica finanziaria dell'ente, al di là che poi ciascun consigliere può anche quotidianamente informarsi su qual è la situazione. Ma certamente il sindaco ha una visione certamente più ampia della nostra. Ma il problema è che è un punto all'ordine del giorno. Qualsiasi punto all'ordine del giorno
ha una premessa, che è una discussione, una relazione, una comunicazione, tutto qua, è un dibattito. Il dibattito, se è democratico, deve avere delle premesse. Io non posso dibattere e discutere su una relazione economica finanziaria dell'ente se non ho documentazione prima. Certo. Perché io sfido chiunque, il sindaco potrà fare il suo comizio, ma chi potrà dibattere e discutere relativamente a tutto questo non avendo precedentemente documentazione? E che io sappia, tutto quello che si porta in consiglio comunale va corredato da atti e documenti. Ecco qual era la questione. Noi alla data attuale e comunque per quelli che sono, perché se ci atteniamo per regolamenti, ci atteniamo ai regolamenti 5 giorni prima, non c'è documentazione che corregga da questo punto all'ordine del giorno. Quindi, dibattere che cosa? Sarà sentire il sindaco e dibattere su cosa? Io penso che sia corretto, doveva essere corretto, che il sindaco corredasse quella sua richiesta di inserimento all'ordine del giorno da detta relazione, per permettere ai consiglieri comunali di poter discutere e dibattere, perché non è comunicazioni, è un punto all'ordine del giorno. Non è la relazione semestrale, ma è comunque una relazione, un punto all'ordine del giorno che va discusso. Questo è per quello che riguarda la relazione. E, per quanto riguarda il punto all'ordine del giorno e l'inserimento della tassa di soggiorno, io ricordo questo, che tante altre volte noi abbiamo discusso di punti all'ordine del giorno senza pareri. I pareri sono nati successivamente. Voglio dire questo. L'inserimento di un punto, sospensione tassa di soggiorno a tempo indeterminato, fa nascere una discussione politica in consiglio comunale. Perché il Consiglio Comunale è organo di indirizzo politico e di controllo amministrativo. E su questo dico, penso che siamo tutti d'accordo. E dalla discussione, dal dibattito che nasce in Consiglio Comunale, e poi mi riallaccio a quello che dice il Presidente del Consiglio, che poi nasce un eventuale corpo di delibera, nasce la determinazione, perché come dice il Presidente del Consiglio, l'inserimento al punto all'ordine del giorno può anche significare che non ha neanche una maggioranza, può anche significare che non essendoci pareri di natura contabile, tecnica, viene sospeso, viene rinviato, non può essere discusso. Ma ciò non deve impedire la discussione su questo argomento, che ha prima un sapore politico, poi di conseguenza e successivamente i suoi aspetti tecnici. Faccio un esempio. Quando abbiamo chiesto gli stessi consiglieri comunali l'inserimento del punto relativamente al mantenimento del giudice di pace a Cefalù, non è che era corredato dai pareri tecnico e finanziario, eppure implicava spesa finanziaria. Era un atto di indirizzo, ma chi lo dice che da quella discussione non possa nascere, perché il Consiglio Comunale, che è sovrano, un atto di indirizzo, una sospensione, è dalla discussione democratica in Consiglio Comunale che poi vengono fuori gli atti amministrativi, cioè che richiedono poi i pareri dovuti e tutto quanto. Ecco qual è stata per noi quella perplessità. E io penso che la verità alla fine è una, e lo dico con grande serenità, che è da mesi, con serenità nel senso che io il mio fin quando non cambiano le cose, come dice spesso il Presidente del Consiglio, ho il mio ruolo in Consiglio Comunale, sì, che è quello di consigliere comunale di opposizione.
Quindi la mia difficoltà non è. Oh. È pur vero che le difficoltà nascono anche al Consiglio Comunale per un fatto semplice, che, e dobbiamo dirlo da mesi, che questa, diciamo, amministrazione non possiede più una maggioranza in Consiglio. E allora cosa nasce? Nasce che puntualmente su vari punti all'ordine del giorno, devo dire, perché mi nasce quello che si definisce legittimo sospetto, mi nasce il legittimo sospetto che se un punto mi è poco gradito o io rischio di inceppare, no? Sì. Perché mi devo contare puntualmente ogni ora e ogni minuto di assenza, di allontanamento e tutto quanto, io chiaramente è detto de forza la mano su regolamenti, questioni tecniche, amministrative, commi, corollari e teoremi. Ma alla fine, diciamocela tutta e non nascondiamoci dietro un dito, che la verità è che se io ho una solida maggioranza in Consiglio Comunale, io non ho difficoltà a inserire nessun punto, perché un punto viene bocciato. Bene, Patrizia, tu hai fatto un quadro completo della situazione, però ora, da questa discussione che tu hai fatto, perché ho sentito... Le verità non vanno nascoste. Ho sentito però una frase, una sottigliezza nella cosa, che mi fa fare immediatamente una domanda al Presidente Don Franco, perché... Siamo in un periodo dove a Roma c'è questo governo delle larghe intese tra il PD, PDL, Grande Sud, tutti questi che ora fanno parte del governo, e la Patrizia Messina dice qua invece a Cefalù vedo che non c'è, insomma, questo fatto, insomma, comporta un discorso che il Consiglio Comunale non può andare avanti perché non c'è questa maggioranza. C'è qualche possibilità che anche a Cefalù si cominci a pensare a qualcosa che possa somigliare al governo nazionale, o se andrà avanti sempre su questo scontro che c'è adesso attualmente, che certe volte soltanto così di parole, ma anche in Consiglio Comunale, tra la pseudo maggioranza e pseudo opposizione? Pseudo nel senso che non c'è una vera e propria né maggioranza né una grande opposizione. Sì. Prego. Ma rispondere alla tua domanda è estremamente difficile, perché non saprei veramente che cosa dirti. Non è compito del Presidente anche a volerlo fare in maniera estremamente amichevole con il piacere della nostra discussione, perché per esempio su quello che è successo a Roma io ho le mie legittime perplessità e credo che se fossi stato messo nelle condizioni di poter avere un ruolo avrei agito in tutt'altro modo, insomma. Ma comunque limitiamoci a Cefalù, così rimaniamo alle cose di cui stiamo discutendo. Io non so se nell'arco dei prossimi mesi cambieranno delle cose in Consiglio Comunale a livello di maggioranza, di opposizione, si formerà una maggioranza e quindi avrà una serenità, sua opposizione sindaco, uguale, diciamo. Maggiore serenità, va bene, sai, questi consigli comunali. Ma non è che il nostro comune in questo periodo non lascia serenità, credo, né al sindaco né a tutti gli altri, visto le situazioni che ci sono. No, vabbè, al di là delle battute, confrontarsi continuamente. Al di là delle battute, io però non voglio assurgere al ruolo di difensore della serenità del sindaco in consiglio comunale, assolutamente no. Io ho il dovere di interpretare fino in fondo il mio ruolo. Chiaramente vedo anche come si muovono i consiglieri comunali, governativi li chiamo io, no? Sono quelli che stiamo, perché poi bisogna anche rendersi conto che il Presidente del Consiglio, fuori da ipocrisie, fuori da moralismi o da false formalità, appartiene al progetto di governo di questa città. È stato sempre così, e non credo che ci sia stato in Consiglio Comunale nella storia recente, da quando il sindaco viene eletto direttamente e quindi in Consiglio Comunale il Presidente è altra persona, non credo che ci sia mai stato un Presidente del Consiglio che fosse espressione dell'opposizione, diciamo, o della minoranza. Il Presidente del Consiglio è il garante della legittimità degli atti e dell'applicazione del regolamento. Come tale lo deve fare per tutti i punti all'ordine del giorno che vengono trattati.
Naturalmente ci sono quelli che vengono, come potrebbe dire Patrizia Messina, vengono magari stilati con maggiore serenità e quindi hanno il corredo di tutto quanto è necessario per la discussione, e quelli che magari sono impostati in maniera non perfettamente legittima. Io non entro nel merito della legittimità richiesta dalla legge Bassanini, io ne ho proprio bisogno per capire se un'eventuale determinazione del Consiglio Comunale sulla sospensione a tempo indeterminato sia legittima. In questo mi affido alla segretaria comunale, non solo, in questo voglio fare una precisazione, non solo come segretaria comunale, ma anche in questo momento come responsabile dell'ufficio finanziario per l'assenza per malattia della dottoressa Vacca. Per l'incidente che ha subito, anzi ne approfitto per fare i migliori auguri a Giusy Vacca di pronta guarigione. E ai revisori contabili sì, perché nel momento in cui si determinasse il Consiglio Comunale con una sospensione a tempo indeterminato ci sarebbe un mancato introito per l'ente, e su questo io voglio avere contezza da parte del revisore dei conti di quello che appunto sarebbero la ricaduta sulle delibere, sulle scelte del Consiglio Comunale. E tra l'altro io ricordo che sulla tassa di soggiorno è in corso un'azione giudiziaria da parte degli albergatori, che hanno opposto ricorso al TAR, e quindi è evidente che ci sono delle ricadute di carattere legale che l'ente si assume nel momento in cui modifica quello che ha determinato per l'applicazione o la non applicazione della tassa di soggiorno. Io ritengo che una discussione consiliare, lo ripeto rispetto a quello che ho detto poco fa, sia necessaria sulla tassa di soggiorno, ma ad essere fatta sono quelle che possono essere poi le determinazioni che in maniera molto serena il Consiglio Comunale può assumere. Nel momento in cui il Consiglio Comunale, con una maggioranza che potrebbe anche essere diversa da quella che normalmente c'è in città, votasse per revocare la tassa di soggiorno e questa venisse fatto con una delibera preparata ad hoc e con tanto di passaggio in commissione e pareri, io anche se sono l'ultimo strenuo difensore, l'ultimo giapponese della tassa di soggiorno a Cefalù, sarei tenuto a doverne prendere atto, e il sindaco con me. Dico, questo è chiaro. Nel momento in cui però chi mi formula una richiesta la formula in dei termini che non mi convincono, e io mi sento una persona estremamente democratica che permette la discussione, non quello che capisco, l'interpretazione che tu dai, cioè non è corretta fare la sospensione, a tempo indeterminato, deve fare la revoca, esattamente. Per cui allora praticamente basterebbe cambiare la parola da parte della richiesta da parte del gruppo, e teoricamente... Ma nel caso della revoca ci vorrebbe una delibera che annulli la delibera precedente. La revoca significa questo, revocare. Quindi dovrebbero preparare una delibera, i consiglieri comunali hanno il potere di preparare una proposta di delibera che viene portata in consiglio comunale e si revoca la tassa di soggiorno. Naturalmente questo non lo posso sapere dall'oggi al domani, e siccome il consiglio comunale viene convocato a 5 giorni di distanza, perché tra l'altro c'è una scadenza, ecco, nei punti all'ordine del giorno una scadenza c'è quella della comunicazione sull'IMU, almeno che domani, che è lunedì, dal governo non arriva l'indicazione che l'IMU viene sospesa, e allora questa scadenza viene meno. Già c'è, dicono le cose. Le anticipazioni sono fatte, ma poi devono essere fatte degli atti formali. E quindi devono anche essere fatte degli atti formali. Ma è stata sospesa per decreto già dal governo, per cui diciamo... Ma bisogna vedere se però... Sono sospeso il pagamento di giugno, per decreto, proprio ieri... Vabbè, senti Patrizia, io ti faccio parlare perché è chiaro che il dibattito a due tocca a te parlare, però la domanda che ho fatto a lui la volevo pure rivolgere un pochettino a te, nel senso, voi da quello che si vede quindi in campo nazionale, voi siete Grande Sud addirittura ha avuto Miccichè, ha denominato sottosegretario del governo Letta, che è quindi del PD. Insomma, ma voi sareste disponibili a un'eventuale apertura da parte del sindaco Lapunzina, oppure manterreste questo contrasto, questo poco dialogo che c'è stato in questo tempo, e volete restare sempre all'opposizione?
Allora, io intanto non dico, è una domanda, dico, molto forte, che no, cui non sono solita, diciamo, rispondere né con un sì né con un no, perché? Semplicemente perché io faccio parte di un gruppo consiliare, appartenente a un partito politico, che oggi si vede chiaramente, anzi ne approfitto, se me lo permetti, di fare le mie congratulazioni al presidente Gianfranco Miccichè per questo incarico che ha ricevuto dal governo Letta, e simultaneamente lo faccio con grande affetto all'onorevole senatrice Simona Vicari, che è anch'essa segretario allo sviluppo economico. Dico, qualcuno definisce, io sempre mi faccio questa domanda, perché mi sono inserita personalmente nel mondo della politica adesso, seppure l'abbia respirata sempre a casa mia, la definisce l'arte del possibile. In base a questa definizione dell'arte del possibile, noi abbiamo visto nascere un governo Letta che ha facce multiformi, diciamo, no? Perché? Perché chiaramente di fronte ad un paese che attraversa questa situazione di grave crisi si converge, no? Quello che si dice il governo delle larghe intese, perché necessitava, perché non potevamo più aspettare. A Cefalù quest'arte del possibile diventa l'arte dell'immaginazione, direi quasi, dell'impossibile e del diciamo di un cammino che si va vedendo facendo, un po' dell'improvvisazione. Per me è l'arte proprio dell'improvvisazione, non è quella del possibile. Per cui alla domanda del se, quando è, questo non sta a me stabilirlo, perché io ripeto e ribadisco, siedo in un banco. Che poi c'è un gruppo politico, c'è un partito, c'è una struttura, per cui la risposta, caro Armando, non la potrai ricevere né con un sì, né con un no, né con un ni da me stamattina. Ti dico solo che chiaramente si prova in consiglio comunale un malessere da mesi. Malessere da mesi, perché continuo nella ricerca del numero 11, perché io la chiamo così, è la ricerca del numero 11 per poter diciamo rabberciare questa maggioranza. Volevo dire anche questo al Presidente del Consiglio circa la sospensione della tassa di soggiorno. C'è un governo che sta sospendendo a livello nazionale la prima rata dell'IMU. Dico, è Cefalù, non si può permettere di discutere, intanto sto dicendo, discutere semplicemente in consiglio comunale la sospensione di una tassa di soggiorno che nel bilancio 2012 vede sotto, come previsione, no? Una previsione di entrata di soli 7.000 euro. Mi sembra alquanto improbabile. Ricordo, e non entro poi in altro merito di tassa di soggiorno, lo legavo per analogia alla sospensione rata IMU, diciamo con decreto del governo relativamente alla prima casa, e comunque di una discussione generale sull'IMU. Poi, per quanto riguarda il tempo indeterminato si sarebbe potuto determinare dalla discussione in consiglio comunale. Perché il consiglio comunale che lì discute e decide il cosa fare. E mi fermo qua. Bene, io volevo ricordare, scusami Tone, volevo ricordare ai nostri ascoltatori che mercoledì sera alle ore 20 ci sarà il prossimo consiglio comunale, sì. E dove ci sono dei punti all'ordine del giorno molto interessanti, è corposo, a parte la relazione del sindaco sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, che è al punto 3 e che investe un po' tutta la città. Poi ci sono dei punti che interessano particolarmente tutti i cittadini, che sono la determinazione delle aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria dell'IMU anno 2013. Qui probabilmente ci sarà qualche detrazione in più rispetto all'anno scorso,
L'approvazione potrebbe, convenzione potrebbe anche essere ritirato nel caso in cui ci fosse il decreto da parte del governo e la copertura finanziaria del decreto. Approvazione convenzione per la divisione del ruolo e delle funzioni inerenti all'attuazione del PAES della città. Fatto dei sindaci. Fatto dei sindaci. Poi c'è la determinazione, scadenza, il numero delle rate di versamento del tributo TARES, che questa è una cosa che interessa parecchio i cittadini, perché qua la TARES sembra che sia un tributo molto pesante. Poi si parla di una localizzazione, area, programma, realizzazione di edilizia residenziale e poi alcuni riconoscimenti di debiti fuori bilancio. Bene, Tony, andiamo alla conclusione della nostra trasmissione, perché abbiamo i tempi un po' ristretti, perché abbiamo un'altra trasmissione a cui vorrei dare un po' più spazio subito dopo di noi. Allora, consiglio, come abbiamo sentito un po' le due parti, ognuno ha le sue giustificazioni. Io direi che effettivamente a Cefalù bisognerebbe cercare di creare un'atmosfera un po' più di colloquio e più tranquillità all'interno del Consiglio Comunale, cosa che cercava in un certo senso il sindaco prima, quando ha formato una sua maggioranza che poi però è naufragata. Adesso non so se è il caso effettivamente di rivedere un po' la situazione in Consiglio Comunale. Prego. Ma questo compete al sindaco, logicamente, che è il principale interprete di un programma da portare avanti. E per quanto riguarda, insomma, le larghe o piccole intese, magari possono essere larghe di numeri e piccole di vedute, dico io, quelle a livello nazionale sono secondo me molto diverse da quelle a livello locale. Le dimensioni locali hanno spesso dimostrato che possono esistere collaborazioni anche veramente costruttive per rilanciare i comuni fra forze politiche che si sono fatte, ecco, lì ci vuole magari il titolo, la guerra per tantissimo tempo. A livello nazionale entriamo nella necessità di contestualizzare dal punto di vista storico e dal punto di vista anche sociale quello che si va a fare. Io lì, per dire la verità, come ho detto, ho grandissime perplessità sul fatto che si possa arrivare ad una collaborazione politica, non su un governo tecnico, ma politica, per rilanciare il paese tra forze politiche che hanno delle visioni, dovrebbero avere delle visioni completamente opposte rispetto alle strategie e anche alla modalità, insomma, applicativa del governo, di quello che va a fare il governo a livello nazionale. A livello locale, io, per dire la verità, lo auspico, perché poco fa si è parlato della serenità del sindaco, ma non è da meno la serenità del presidente del Consiglio Comunale, perché chiaramente io non devo semplicemente registrare il voto. Però mi è piaciuta la battuta di Patrizia, la ricerca del numero 11. Sì, la ricerca del numero 11 non compete a me, io devo verificare se il numero 11 c'è o non c'è. Però è chiaro che in un consiglio, mi trovo davanti a un consiglio comunale che rispetto a quello precedente ha una grande voglia di parlare, cioè ci sono dei consiglieri comunali, sia quelli di area governativa sia quelli di opposizione, che hanno una grandissima voglia di esprimersi e anche piuttosto in maniera lunga. Quindi mi preoccupo, lo dico con una battuta, ma cerco di sostanziarla, quando Patrizia Messina dice ritengo che il punto doveva portare ad una discussione in Consiglio Comunale. Ma una discussione per produrre che cosa? Una discussione in Consiglio Comunale è già avvenuta più volte su questo problema della tassa di soggiorno, in particolar modo quando si è deciso di stabilirla. Ogni Consiglio Comunale è tenuto anche a registrare e a tenere nel massimo conto le discussioni che sono state fatte dal Consiglio Comunale precedente. Quindi noi ci innestiamo già su un percorso, e davanti a questo percorso dobbiamo avere il coraggio o di essere d'accordo o di essere contro. Discussioni su sospensioni possono anche essere, diciamo così, produttive in un'ottica generale politica della cosa, però dal punto di vista delle procedure, dal punto di vista delle deliberazioni che il Consiglio Comunale deve prendere, non sono poi così produttive, perché con che cosa dobbiamo uscire? Con un atto di indirizzo? Ma l'atto di indirizzo a chi lo rivolgiamo? Lo dovremmo rivolgere a noi stessi, al Consiglio Comunale. Quindi è chiaro che per mettere in atto dei cambiamenti reali su questo problema che andiamo ad affrontare,
E ci vuole un percorso deliberativo che sia lineare, che sia ben preciso e anche sostanziato da pareri tecnici, da pareri contabili, perché o sono 7.000 e poi dovremmo vedere anche perché sono 7.000, perché evidentemente questa tassa di soggiorno è stata già sospesa per un determinato periodo e poi non è stata, non viene regolarmente applicata, perché c'è in corso un'azione di boicottaggio da parte delle categorie degli albergatori, perché ritengono di averne un danno non di carattere diretto, perché io ripeto e dico, la tassa di soggiorno non colpisce né i cittadini in quanto cittadini semplici, né poi gli imprenditori, va a colpire il turista che arriva a Cefalù. A Cefalù, peraltro, con un'incidenza di 50 centesimi, un euro al massimo. Sappiamo tutti quelli che viaggiamo che ci sono moltissime città in Italia che hanno tasse di soggiorno ben più elevate e le applicano in maniera rigorosa. Ma non è questo, come dicevamo, l'argomento. Per quanto riguarda il resto dell'ordine del giorno, è vero che ci sono delle problematiche molto importanti che hanno una incidenza sulla situazione economica finanziaria dell'ente, e proprio per questo ritengo che sia necessario che all'inizio ci sia appunto una relazione del sindaco che ci informi in maniera dettagliata su quello che è lo stato dell'arte in questo momento a Cefalù. Credo che di solito il sindaco si presenta con carte scritte e sono convinto che una relazione verrà certamente, la sua relazione verrà certamente fornita ai consiglieri comunali 5 minuti prima. Vabbè, la discussione, ma noi siamo, come tu hai ben detto, siamo anche tenuti a essere costantemente informati per quanto riguarda la nostra parte. Ma sulla per quanto riguarda relazione la nostra del parte, sindaco, io avremo modo di chiedere documentazione necessaria avremo modo di chiedere tutti gli approfondimenti. Ultima cosa Armando, mi dispiace soltanto se questo diciamo, confronto dovesse avere ricadute sulla vita della conferenza dei capigruppo, ecco, sulla natura della conferenza dei capigruppo. Io non ritengo, la conferenza dei capigruppo è uno strumento democratico ed è a vantaggio dei consiglieri comunali. Per quello che è lo statuto e il regolamento del comune di Cefalù, la conferenza dei capigruppo tutela la conoscenza e la possibilità di discutere con il Presidente del Consiglio, certamente non impone al Presidente del Consiglio di fare delle scelte. Io ho sempre ripetuto fin dal primo momento che sono apertissimo a qualunque tipo di modifica del regolamento.